Damiano Calabrese, Amor Librorum, aprile 2021. L'insieme delle bibliografie che presento è quello che io utilizzo nella valutazione normalmente di opere che riguardano la Sicilia. È un piccolo esempio di bibliografie che in questo caso è ordinato secondo l'anno di pubblicazione crescente. La prima opera è stampata a Palermo nel 1850, il volume primo, il volume quarto nel 1855, quindi sono quattro volumi che riguardano la bibliografia sicula sistematica di Alessio Narbone. Si tratta di un'opera molto importante, le cui voci sono elencate per materia. Ad esempio, il primo volume tratta dei greci, filosofi, filologi, geografi, eccetera, i latini, gli storici europei, viaggiatori, eccetera, eccetera. Per esempio, vi sono le storie profane, le biografie. Ecco, qualche volta questa tipologia di organizzazione dei dati rende la consultazione dell'opera un po' farraginosa. Comunque le schede sono di grandissimo interesse e presentano allo studioso moltissime informazioni. Seconda opera in ordine di pubblicazione crescente è quella che si può dire più famosa e tuttora utilizzatissima, che è la bibliografia siciliana di Giuseppe Maria Mira, Libraio in Palermo, autore tra l'altro di un manuale teorico-pratico di bibliografia di eccezionale valore. L'opera è in due volumi, il primo volume è del 1875, il secondo volume del 1882. La particolarità rispetto al Narbone è che in questo caso le opere sono elencate in ordine alfabetico secondo il cognome dell'autore. È interessante vedere la dedicatoria a Filippo Evola, quindi l'opera è dedicata a Filippo Evola, il quale in quegli anni pubblica una opera fondamentale, cioè la storia tipografica letteraria del secolo XVI in Sicilia, anch'essa con un catalogo ragionato delle edizioni citate, quindi è molto utile utilizzarlo per le cinquecentine stampate in Sicilia. L'opera è stampata nel 1878 a Palermo. Tra il 1886 e il 1887 vengono stampati i due volumi della Biblioteca Storica dell'Antica e Nuova Italia di Carlo Lozzi. Sono presenti schede molto accurate sulla Sicilia e sulle città della Sicilia, ma va detto che l'opera riguarda tutta quanta l'Italia. È, come dire, il frutto maturo in ambito bibliografico dell'Unità d'Italia. Le schede sono estremamente accurate. Interessantissimo risulta sempre la consultazione di un catalogo di vendita della libreria antiquaria Luigi Lubrano di Napoli, e il catalogo numero 98 del 25 febbraio 1914, è straordinaria catalogo di vendita perché scheda 2278 opere che riguardano la nostra terra. A pensarci che un libraio possa mettere in vendita più di 2000 opere che riguardano la Sicilia è cosa che probabilmente era possibile solo in epoca prebellica e certamente oggi sarebbe difficile da immaginare una così grande quantità di libri che riguardano la nostra terra. Un'opera che si contraddistingue per la sua acribia bibliografica è quella di Niccolò Domenico Evola,
dal titolo Bibliografia siciliana limitatamente agli anni dal 1938 al 1953, il libro è stampato a Palermo l'anno dopo, cioè nel 1954. La particolarità dell'opera è il grandissimo numero di opere censite, sono più di 6.000 ed esattamente 6.171. Naturalmente si tratta anche di articoli e di miscellanea, comunque impressiona la quantità e la vastità degli interessi con argomento siciliano. Nel 2001 il professore Moncadalo Giudice pubblica una bibliografia dal titolo Una biblioteca siciliana, che poi integrerà nel 2003 con un supplemento. Si tratta essenzialmente delle schede relative alla sua biblioteca, quindi ad ogni voce vi è un corrispondente volume o corrispondenti volumi che si trovano nella sua biblioteca personale. Infatti, egli pubblica questa bibliografia in occasione dei suoi 70 anni, in 200 esemplari di cui farà dono ai vari librai antiquari o amici bibliofili. Le schede spesso sono molto accurate, scontano solo il limite di descrivere il solo esemplare presente in biblioteca senza il confronto con altri esemplari che magari si trovano in biblioteche pubbliche. Comunque un grande esempio di una biblioteca siciliana privata. Damiano Calabrese, Amor Librorum, Bon Pietro. Cinque libri di cinque viaggiatori inglesi che scelgono come forma narrativa la spedizione di lettere in patria. E quasi tutti lo dichiarano sin dal titolo, come questo Letter from Sicily di Thomas Bingham. La particolarità di questo libro è che nel frontespizio non si legge il nome dell'autore, lo si deduce dalla lettera dedicatoria. Inoltre, la particolarità è che è stato un libro stampato dall'autore, quindi non è stato un editore a prendersi carico della pubblicazione, e per questo si pensa che siano state stampate pochissime copie, circa 30. È il motivo per cui il libro è rarissimo, si trova solo in due biblioteche online in tutto il mondo. Il secondo libro, corredato da una bellissima tavola della Sicilia, più volte ripiegata, stampata nel 1809-1810, l'autore è Thomas Vaughan. Anche questa è nel titolo, troviamo la forma epistolare, quindi sono lettere scritte in Sicilia. Circa nel 1809-1810, pubblicate qualche anno dopo, nel 1811. Egli si avvale del resoconto di viaggio dell'abate Paolo Balsamo. I libri sono ordinati in ordine di pubblicazione crescente, infatti, subito dopo è stato pubblicato nel 1813 questo Letters on Sicily di William Irvine, un medico scozzese che purtroppo ha interrotto questo resoconto di viaggio molto bello a causa della sua morte. Una delle frasi che si leggono nel libro è che gli inglesi in questo periodo, quindi tra il 1810 e il 1812, hanno fatto arricchire la Sicilia. Il quarto libro, stampato nel 1814 dal capitano Anson, che era di stanza a Messina, anche questo è una serie di lettere dalla Sicilia. Egli era molto tranquillamente acquartierato a Messina e da quella base visitò tutta quanta la Sicilia. L'ultimo libro, molto bello perché anche intervallato da piccole deliziose litografie, sono ancora delle lettere
questa volta da Malta e dalla Sicilia, a cura del capitano George Waring, il quale, proveniente da Malta, sbarca in Sicilia, se ne innamora, da naturalista, apprezza sì le città, ma prevalentemente la natura e soprattutto l'Etna. Sempre per i tipi di Verba Volant Edizioni, dopo il successo de La Bananottera, scritto da me, Maria Lucia Riccioli, e illustrato da Monica Saladino, ecco chi ha rubato la mia mamma. Illustrato stavolta da Laura Addari. È la storia di come venga sconvolta la vita della piccola Milena dall'arrivo del fratellino Filippo. Ma poi vedremo se davvero quello che arriva a sconvolgerci la vita sia così brutto come lo si dipinge. Leggiamo qualche riga del testo. Il papà aveva riso. Per un po' credo che non potremo partire, ma è una cosa molto più bella di una vacanza. Prenderemo un cane, un cagnolino, vero? La mamma le aveva preso una mano sorridendo. Non è un cagnolino. Due cagnolini? Nella mia pancia c'è il tuo fratellino. Non sei contenta, aveva aggiunto il papà. Diventerai sorella maggiore. Maria Lucia Riccioli, Laura Addari, chi ha rubato la mia mamma, Verba Volant Edizioni. E una splendida sorpresa in cartotecnica farà capire a grandi e piccini come quello che arriva a sconvolgerci la vita possa essere una meravigliosa, entusiasmante sorpresa. Uscirà il 3 maggio, l'Isola dei Miti, racconti della Sicilia al tempo dei Greci. Un libro che molti di voi già conoscono, ma che ritorna in una versione ampliata, ancora più bella. Ci sarà ad esempio il mito di Perseo e Medusa, perché anche quella è una storia legata alla Sicilia, visto che al centro della bandiera siciliana campeggia proprio lei, la Gorgone Medusa. È anche un libro d'arte, come sanno essere i libri di Verba Volant Edizioni. La copertina, ad esempio, sarà anche lo scrigno di una sorpresa, con le illustrazioni bellissime di Marcella Brancaforte. L'Isola dei Miti. Perché la Sicilia è l'Isola dei Miti? Perché i Greci hanno lasciato proprio qui le loro storie. Per loro raccontare era come respirare, era una parte della vita. E quindi la Sicilia non è diventato soltanto il luogo dei monumenti, della bellezza, ma lo scrigno di queste storie antiche che vivono ancora oggi. Ad esempio, qui è passato proprio Ulisse, ma anche Eracle, ritornando da una delle sue fatiche in viaggio verso la Grecia, passa dalla Sicilia e compie un'impresa straordinaria. Abitavano mostri in Sicilia, come i ciclopi, quelli che appunto Ulisse incontrerà, ma anche delle divinità. Demetra è una di queste. La dea del grano viveva nel cuore della Sicilia, insieme a sua figlia Core. Quante storie, quanti luoghi, storie di ninfe che si trasformano in acqua, come Aretusa. Oh, di pastorelli che diventano fiumi, oh, di tiranni. Perché la Sicilia era anche il luogo di temibili tiranni. Insomma, ci vediamo presto con queste storie, leggendole insieme, narrandole e incontrandoci.